questo nuovo video. Oggi insieme allo Stea Nozza Restaurant prepariamo un succosissimo risotto vegano. Sarà composto da zucca, porcini e amaretti. Ho già fame. Mi raccomando, prima di iniziare iscrivetevi al canale e lasciate un like a questo video affinché queste succosissime ricette vegane arrivino anche ad altri, a sempre più persone. Buona visione. Madonna, che bello quel ragazzo. Eccoci qui, siamo pronti. Oggi in Canotta Tamarra per ricordare a tutti che si può mantenere un bel fisico mangiando vegano. E quindi siamo qui oggi al Nozza Restaurant per un nuovo episodio di Cucina Sano con Spetzel, una rubrica che ormai va avanti da anni. E cosa facciamo, Ste? Cosa cuciniamo? Oggi facciamo un risotto con zucca, porcini e amaretti, con una cremina di grana. No, non si può dire grana. Non si può dire grana. Utilizzeremo per mantecare olio, esatto, e grattugiato vegetale, sì. Possiamo cominciare? Io ho una fame terribile. Ingredienti del giorno: zucca, soffrittino, porcinazzi. Esatto. Scalogno, aglio, mettere un po' di rosmarino. Siamo in una cucina professionale, siamo in un ristorante. Venite tutti al Nozza Restaurant a provare il menù di Ste. Ovviamente ci sono alternative vegetali, quindi certo. Poi basta dire vi manda Spretzel. Ma una segreta, Spretzel. Ma guarda che maestria nel taglio. Si vede che sei uno che cucina. Grazie. Di professione. Se li taglio io ci metto 3 ore. Funghi tagliati, ora procederemo a metterli in padella con un po' d'olio. Ci siamo attrezzati con una piastra a induzione, perché sennò dobbiamo girarci. Quindi cuciniamo qui proprio come in un vero studio televisivo. Buona, allora la prima cosa è brodo. Domani il brodo. Il brodo. Andiamo a tagliare lo scalogno a metà. Andiamo a tostarlo in padella. Questo è solo per il brodo. Andiamo. Se lo trasferiamo di qui. E continua. E qua facciamo i funghi. Ale, se vuoi, vai. Cuocere i funghi. I funghi stanno andando con l'aglio, perché lo scalogno l'abbiamo trasferito di là, in quest'altra padella, con l'acqua, rosmarino e salvia, per fare il brodo. Cioè, io farei la zucca, così ci portiamo avanti. Allora, come facciamo? Come facciamo la zucca? Prendiamocela, tagliamo a metà, togliamo le sue interiora, in qualche modo. Scaviamo i suoi semi e la sua cosa. Ah, non tutti sanno che dopo che si scava, questi qui si possono lavare e mettere in forno. 185 minuti. 185 minuti? Poi a 5 minuti. Cosa, 3 ore? Mai buttare i semi, mai. 5 minuti a 180 gradi. Esatto, sì. Okay. Si tostano e poi si possono mangiare con un po' di sale. Sono proteici, grassi, sì, buoni, quindi è bellissimo. Ormai Cucina Sano con Spretzel va da solo. Vanno gli altri. Io faccio conduzione, basta. Ok, tostiamo il risotto, dai. Un bicipite da risotto. Mettiamo un po' di olio per fare la tostatura secca, la famosa tostatura secca. Certo. Quali sono i valori nutrizionali del riso carnaroli? Sapete che per ogni 100 grammi di riso carnaroli abbiamo 6,9 proteine? 6,9, proprio sono 6,9, sono lì, prego venite, siete in quanti? Siamo in 6,9, perfetto. 6,9 grammi di proteine. E dato che quando si è in massa ce ne mangiamo almeno 250 grammi. Almeno. Ebbene, quando torni dalla palestra è quella fame proprio atroce che ti mangeresti pure il tavolo vegano del salotto, esatto. Sai che c'è, picchiamo. Non trascuriamo, molto importante, le proteine del riso. Il riso lo tostiamo in padella per circa 3 minuti, fino a quando non diventa bollente, e poi lo andremo a sfumare col brodo. I funghi stanno andando nell'altra padella, dietro di noi. Stanno andando con l'aglio e stiamo facendo il funghetto in padella, che servirà per decorazione. Ok, ho pelato la zucca e la tagliamo a strisceline. A ferro di cavallo, esatto, direttamente. E più si fa fine, più ovviamente cuoce prima. Visto che a me piace mettere la zucca, anche una parte frullata nel risotto, che andrà a mantecare, sì. La tagliamo fine. Facciamo vedere in camera il nostro fantastico funghetto andato in padella. Ringraziamo Ste per l'ospitalità di oggi, per aver messo a disposizione questa bellissima cucina. Venite a trovarlo a Bovisio Masciago, Monsebrianza. Monsebrianza. Grazie.
con la parola magica Sprezzel potrete beneficiare delle prelibatezze vegane di questo ragazzo. Questo risotto secondo me è tostato abbastanza, sai? Ecco, il modo per vedere se il risotto è tostato: mettete la mano, se vi scottate è pronto. Sera. Ah, sì, grazie. Perfetto, sembra quasi l'abbia detto io. Fuoco medio alto, 3 minuti ci siamo, se l'ho girato sempre. Se viene quell'odorino di popcorn, l'avete già bruciato, quindi ciao per. No, non sa ancora di popcorn, ok? Una cosa che faccio, che mi sento di consigliarvi, è di mettere il sale prima di mettere il brodo. Così entra, quando il brodo entra nel chicco, entra anche il sale. Ci sto mettendo troppa forza nel girare questo riso. E ogni giro che faccio saltano fuori i chicchi. Ma quando uno fa l'estate vegano, è così. Stiamo facendo, diciamo, un piatto da ristorante. Sì. E non da post allenamento in massa. Esatto. Ok? Qua, vado. Oh, questo brodo l'abbiamo fatto con cosa? Ripetiamo. Allora. Zucca, rosmarino, salvia, scalogno e amore. Ma potete mettere anche la carota, le cipolle. La salsiccia di stufa. Sì, sì, vabbè, si può fare con tutto il brodo. Mi raccomando, quindi utilizzate più ingredienti per il brodo. Devo cambiare braccio perché sto facendo solo il destro. Solo che col sinistro sono proprio impedito. Sì, no. Equilibrista col brodo. Giusti ha una passione incredibile per i risotti. Potete andare sul sicuro con i suoi risottazzi. La mantecatura avverrà con un grattugiato vegetale. Ne esistono parecchi sul mercato, dal gratti al gondino. Fortunatamente ci sono sempre più aziende che investono in queste alternative, così da far mantecare pure i vegani. Esatto. E non solo con l'olio. Esatto. Simile al grattugiato di origine animale che conosciamo benissimo. Esatto. Tantissimi brand fortunatamente stanno investendo in alternative vegetali, partendo dalla fermentazione vegetale della frutta secca, per esempio, per ottenere delle creme, dei formaggi spalmabili a media stagionatura, stagionati, però vegetali. Quindi informatevi perché trovate veramente molte aziende. Beh, questa cosa è incredibile, no? Pochi anni fa non c'erano così tanti prodotti da usare in cucina. Negli ultimi anni stiamo assistendo a una rivoluzione vegana incredibile, un sacco di aziende investono. Siate parte del cambiamento, perché si può veramente cucinare roba buona, roba proteica, roba salutare. Roba. 100% vegetale. Sì. Allora io andrei a tritare grossolanamente i nostri amaretti per metterli sopra in decorazione. L'amaretto è dolce ma gli dà quella nota un po' mandorlosa che richiama anche la zucca. È un bel abbinamento, devo dire. Quanto sento il tuo profumo, Margherita! Oh, vai il risotto come si sta risottando. Risottando, sì. Il chicco sta diventando più gonfio. Mettiamo un altro po' di brodo e assaggiamo. Tu assaggi quando fai le preparazioni? Ma io sì, però sembra un po' presto, un po' duro. In realtà sento il gusto del brodo. Fai il risucchio da ospizio. Buono, mancano 7 minuti. 7 minuti. Precisi, sì. Ok, ottimo, grazie. Ah, io sai cosa farei adesso? Una squisita cremina col gratti in decorazione. Sì, mi piace. La cremina col gratti è la parte migliore. Latte vegetale, gratti. Ma sì. No, che bello. Grattatina di pepe. E andiamo. Cremina con latte di soia, con grattugiato vegetale, pepe e sale. No, sì, sale. Sì, sì, c'è anche sale. Teniamo scaldato. Lasciamo scaldare, poi lo utilizzeremo per decorare. Ok, la zucca è quasi pronta, tra un po' la andremo a scolare dal brodo. Cioè alla fine abbiamo fatto una sorta di brodo, ma la zucca che c'è nel brodo la andremo a frullare da mettere nel risotto. Mi raccomando, la zucca la mettete nel brodo quando l'acqua è già bollente, non prima. La crema è un po' grumosa, la andrò a frullare. Parlami d'amore, stenozza, con il tuo risotto. Che forza! Vegano, atleta. Atleta.
poeta, cantante. Sì. Sono pronto per X Factor. Ok, sto scolando la zucca. Io sto facendo quello che facevo prima e che ormai faccio da 10 minuti. Ho scolato la zucca, l'abbiamo messa nel contenitore per frullarla. Io devo rimettere un po' di olio. Perché la zucca che abbiamo tagliato prima l'abbiamo messa nel brodo. L'abbiamo tolta dal brodo, quindi ha aiutato sia il brodo a prendere sapore. Esatto. E ora è bella morbida, la frulliamo con dell'olio e del sale. Come va? Ne vuoi un po' di brodo? No, sto facendo bisciotti. Arrivo. Allora, abbiamo frullato la nostra zucca e adesso devo metterla in mantecatura. Via, mantechiamo con la zucca! Ma quanto è bello il risotto vegano! Mantechiamo. Via. Cremina. Con questo succoso grattugiato vegetale. Sento un po' profumo di fattoria comunque. Questo grattugiato vegetale è sorprendente. Ah, veramente quel profumo di grana che è incredibile. Sì. Ma va che meraviglia! No, vai, lo spegniamo, sennò va avanti troppo. Come ogni ristorante che si rispetti, la mettiamo in un biberon per fare la crema. Quanto sei bello! È l'ora di stenderlo sul piatto, Ale. Facciamo vedere anche di là. Facciamo vedere a... Questo è il cappello del prete. Porcini, le abbiamo appena dato una scaldata. Impiattiamo, vai, lascio fare a te perché sei tu lo chef. Bene, io mi sono fatto gli avambracci mischiando, ma va bene così. Così. Ma che bellezza! Io direi di mettere prima i porcini. Bello! Porcinelli? No! E perché è caldo? E andiamo. Applausi, chef! Applausi! Ma non è ancora finito! Ah no? Ah, è vero, manca... È vero, sì! Mi viene voglia di diventare vegano. Me la voglia tutti di diventare vegano con questo risotto. Sì, eh! Ho fatto un olio aromatizzato al rosmarino. Questo è una bomba. Ecco qua. Bello. La parte più bella. Capitano, si assaggia il risottazzo? Sì. Ok, vai. Wow. Che fame vegana. Ciao, raga. Ciao. Non chiudi tu il video mentre finisco di mangiare. No. Beh, diciamo che è molto autunnale, molto... È buonissimo sto coso. Ne voglio un chilo di questo riso. Poi l'amaretto, quel dolcino dell'amaretto è buonissimo. Mentre ci sfondiamo di risotto vegano, noi vi salutiamo. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale, di lasciare un like a questo video, così questa ricetta vegana del risotto arriva a più persone possibili che smetteranno di mantecare con secrezioni di mucca. Un po' forte, detto così. Questa è la prova che si possono fare dei risotti fantastici anche senza l'utilizzo di prodotti animali. Grazie per la visione, alla prossima. Vi salutiamo, ciao. Ciao! Che buono!